Ok, la volta scorsa abbiamo visto il concetto di errore sistematico, di errore casuale, come mi comporto quando ho una serie di misure di grandezza fisica e voglio dare una quantità che rappresenti l'intera distribuzione, il valore medio, e qual è l'incertezza associata al valore medio. Ok? E questo chiude più o meno la parte relativa al primo capitolo, cioè sulle misure, le misure. Adesso facciamo esercizi su questo, d'accordo? Supponete di aver trovato che una lunghezza, voi state misurando una lunghezza L, e di leggere la seguente espressione: 2.35 più o meno 0.05 metri. Ripeto, supponete di trovare che la lunghezza L vale questa espressione. Prima domanda: qual è la lettura della grandezza fisica che dovete misurare? Poi, coraggio. Qual è la lettura di questa grandezza? 2.35. Tutti d'accordo? Ahimè, è incompleta. Più o meno 3. No. Metri. Senza grandezza unità di misura non ho detto niente. Quello che ho misurato, cioè la lettura dello strumento, se è una misura diretta, è 2,35 metri. È importante. L'incertezza della misura è 0,05 metri. L'incertezza relativa o, se preferite, la precisione della misura, quant'è? 2.3. È il rapporto tra l'incertezza assoluta e la lettura. 0.05 diviso 2.35. Qui posso anche mettere metri sopra e metri sotto, ma li semplifico, e quindi l'incertezza relativa per sua stessa natura non ha unità di misura, è un numero puro. Di qualunque grandezza io stia parlando, l'incertezza relativa di quella grandezza è prima di unità di misura. Nel nostro caso abbiamo 0.05 diviso 2.35 viene 0,021, approssimiamo la terza decimale, 3, anche perché non ho più spazio, in realtà dovrei mettere tutte le cifre che ho di là. Posso anche scriverla in percentuale, nel qual caso avrei il 2,13%. Lo scrivo qua sotto. Basta moltiplicare questo numero per 100 per avere il percentuale. D'accordo? Chiaro? Ditemi se posso girare la pagina. 2,13%, giusto? Sì. Oppure 0.0213. Puoi scriverla in entrambi i modi. Dire incertezza relativa. Dimmi. O dire errore relativo è la stessa cosa? Sì. Sì, ok. È più appropriato incertezza, perché non è un errore, è che sbagli. Sì. Però va bene, sono sinonimi, okay. Dai. Vanno bene entrambi. Ok, e questo conclude l'esercizio, non facciamo un altro. Supponete di avere
questo numero A che vale 12, 1, 2, 3, 1, 2, 3, in un'unità qualsiasi, quella che sia, non ha importanza. La grandezza A vale 12 per 10 milioni di unità. Come lo scrivo in notazione scientifica? 1,2 10 alla settima. Certo, vale, il coefficiente deve essere compreso tra 1 e 9. Unità 1,2 per quale potenza di 10? 10 alla 7. Perfetto. 6. Ok? Altro esempio dello stesso tipo, supponete di avere B che vale 0, facciamo portare gli 0. Questo caso 4,5 per 10 alla meno 7 unità. 6. Bene, non è. Altra domanda, se vi dico che C vale 12 per 10 alla 6, vi do un dato di scientifica o no? No. Perché? Perché non si può, il coefficiente non è, cioè è più grande di 10, di 9 in particolare, quindi 1,2 per 10 alla 7, questo è scritto in modo corretto, 1 e 9. E se è 10 diventa 1,3. Ma è 9,9 o 9,3? 9,9 periodico. Ah, ok. Che è dai 10. Altro esercizio. Domande? Supponiamo, abbiamo due misure, A che vale 12,2 più o meno 0,4 metri e B è 4,26 più o meno 0,04 chilometri. Quale delle due misure è più precisa? Dobbiamo calcolare l'errore relativo. È necessario calcolare per ciascuna delle due l'incertezza relativa, perché è quella che valuta la precisione della misura, non l'incertezza assoluta. Quindi l'incertezza relativa, chiamiamola E, della grandezza A vale delta A, cioè 0,4 su 12,2. L'incertezza relativa E o Epsilon, non so. Prof, secondo l'unità di misura è su 9? Chilometri, sì. Delta A sotto A 0, la lettura di A. Allora, punto 4, ripeto, diviso 12,2. 0,03279. Mentre l'incertezza relativa di B vale 0,04 diviso 4,26. Non dovremmo fare l'equivalenza per 0,4 o 0? 0,0
0, 9, 3, 8, 9, 7, eccetera, eccetera. Quale delle due misure è più precisa? La seconda. La seconda. La più precisa è B, perché ha l'incertezza relativa più piccola. Ma non è necessario quindi trasformare tutto in mezzo chilometri per chilometri, va via. Sì, okay. Ma quindi non serve l'equivalenza per prima. Non qua. Puoi confrontare addirittura, facciamo un altro esempio. Un momento, puoi stare. Certo. Guarda, questo ti convince di più. Si possono confrontarmi così in futuro che non appartengono alla stessa squadra. Posso cambiare pagina? Sì. Siccome, fatemi concludere, siccome l'errore incertezza relativa su B è più piccolo dell'incertezza relativa su A, B è più precisa di A. Devo confrontare le incertezze relative. Quella che ha l'incertezza più piccola è la più precisa. Ok? Analogo esercizio. E L vale 3,1 più o meno 0,1 metri. M è uguale a 30 più o meno 2 metri. Qual è la più precisa? Scusami, non è in metri, ma grammi o chilogrammi meno ancora. La seconda. Posso confrontare la precisione di misure anche di natura completamente diversa. Perché? Perché nell'incertezza relativa le due misure vanno via. Quindi calcoliamo l'incertezza relativa su L, che è 0,1 diviso 3,1 e vale poco meno di un terzo. Allora, punto 1 diviso 3,1 0,03226 e l'incertezza relativa su M che vale 2 su 30 0,06 periodico. Di conseguenza questa relativa più piccola è la prima, ok? E quindi L è più precisa di M. Quindi lei ci consiglia sempre di essere. Non è un consiglio, è una necessità. Le due si confrontano, la precisione si confronta calcolando l'incertezza relativa. Ma si può esprimere anche sotto forma di frazione? Prego? Si potrebbe esprimere anche sotto forma di frazione, cioè certo. Un trentunesimo e un quindicesimo. Non c'è problema. Andare avanti? Prego? Perché non ho sentito niente? Perché non ho sentito niente? Lo puoi fare? Ma può diventare 6? Non può non venire 7. Prego? C'è la capisci che da 7 alla fine, perché approssima, perché butta via un 6. Confondiamo anche qua e di L è minore di M, quindi L è più precisa. Altro esercizio.
avete un disco, cioè un oggetto circolare, un disco, il cui diametro D vale 25,4 più o meno 0,1 centimetri. Ok? Calcolare la lunghezza del perimetro del disco, della circonferenza. E il valore, io aggiungo, del raggio, con le loro incertezze ovviamente. Ok, avete il diametro per trovare il raggio, che è la cosa più facile, e poi le circonferenze. Allora, il raggio è la metà del diametro. Certo. E poi per trovare come la circonferenza. R, per di mezzi. Per trovare la circonferenza per usare più greco. Perché no, punto, dove è il problema? Se ho due grandezze fisiche, una multipla dell'altra, in questo caso il multiplo è un mezzo, oppure il diametro preferito è il doppio di R, allora per trovare R divido per 2 sia la lettura che l'incertezza. Quindi R vale. Quindi si può tenere la scrittura così com'è, solo c'è quella. Certo, in questo caso il calcolo è abbastanza semplice, no? Perché è sufficiente fare la metà. Quindi abbiamo 25,4 mezzi più o meno 0,1 mezzi in centimetri, cioè più o meno 0,05. Così è scritto correttamente? No. No. Perché? Perché... L'errore assoluto indica quante cifre dovrebbe... E quindi? 12,70. 12,70. Attenzione. L'incertezza cade sui centesimi. La lettura non può non avere i centesimi. E quindi se dal calcolo non viene aggiungo 0, ma non posso non mettere 0. Non metterlo è un errore. È vero che dal punto di vista della matematica 12,7 e 12,70 è la stessa cosa, dal punto di vista dell'informazione fisica non lo è. Attenzione. La circonferenza C vale pi greco per il diametro. D'accordo? Di conseguenza C sarà il valore di pi greco moltiplicato per il diametro, la cui, e l'incertezza di C sarà pi greco per l'incertezza del diametro. Quindi delta C vale pi greco volte delta D. Quindi pi greco per 0,1 centimetri, pi greco 3,14 per 0,1 fa 0,314 eccetera. E questo lo approssimiamo per essere sicuri di stare dentro i margini dell'incertezza per eccesso 0,4. L'incertezza è bene approssimarla per eccesso. Se però nel test la approssimate a 0,3 tutto sommato l'accesso è lo stesso, non è del tutto quel freddo. Viene considerato un prova scrivere vicino alla circonferenza al momento della detta di incertezza? Non ho capito niente. Viene considerato un errore se io vicino alla circonferenza non metto la detta? Certo, perché questo indica l'incertezza su C. Perché questo C è la lunghezza di C, questo esprime quanto questo è incerto. Ok? Ma noi dobbiamo trovare l'incertezza. L'incertezza è la lettura, tutte e due. Però questo ti dice come scrivere C. Questo ti dice, attenzione, scrivi C al primo decimale. Non ha senso andare oltre. Ok?
Se adesso io faccio pi greco per la lettura, non me la ricordo più, 25,4, pi greco per il diametro, che cosa ottengo? Ottengo 7,79764 eccetera eccetera centimetri. Questo numero non posso riportarlo così com'è, perché l'incertezza cade sui decimali, il primo decimale. Di conseguenza questo 7 diventa 8, perché butto via il 9. Quindi ci vale 79,8 centimetri. Ok? E infine ci sarà 79,8 più o meno 0,4 centimetri. Ok. Domanda? Supponete di prego. Il delta C. Sì. Cioè pi greco. Delta C, incertezza sulla circonferenza, e pi greco volte l'incertezza sul diametro. Ah, ok. Perché circonferenza e diametro sono legate da questo multiplo. Pi greco per 25,4. Lo scrivo un poco meglio. No, ma è sempre. Se invece dovessimo calcolare la superficie di quel disco, l'area è vale pi greco per il raggio al quadrato. D'accordo? Tutto chiaro? Di conseguenza l'area è un multiplo, cioè un fattore per r quadro. Quindi prima calcolo l'incertezza su r quadro. Quindi delta A vale pi greco volte delta r quadro. R quadro è il quadrato di r. Abbiamo già visto che se ho una grandezza che è una potenza di un'altra, le incertezze relative sono multiple con un multiplo che vale tanto quanto l'esponente. Quindi delta r quadro su r quadro vale due volte, perché l'esponente è 2, l'incertezza relativa sul raggio. Lo ricordate questo? Se ho una potenza, se B vale A alla N, allora delta B su B è N volte delta A su A. Che al posto di B c'è R quadro, al posto di A c'è R, al posto di N c'è 2. Ok? Quindi l'incertezza relativa sul raggio al quadrato è il doppio dell'incertezza relativa sul raggio che avevamo trovato prima, che era 0,05 diviso 12,7. Qui non metto l'età di misura perché tanto si semplifica, non serve. Ok? E questa vale 2 per punto 0,5 diviso 12,7 e mi dà 0,007874,0 eccetera. Ok? Come no? 0,05 diviso 12,7 punto per 2.
fammi fare il calcolo se non ci credi. Sì, sì, c'è tutto prima. Non ho capito il primo standard. Si conferma il risultato. Quindi per avere delta R quadro devo moltiplicare questa grandezza per R quadro. E ottengo. Che si approssima a 2. Aspetta, però questa espressione ti dà l'incertezza relativa su R, ma per avere l'incertezza a noi serve l'incertezza su A, sull'area. Quindi mi serve l'incertezza assoluta su R quadro, di delta R quadro. Come faccio a ottenerlo? Beh, moltiplico quella relativa per la grandezza stessa e ottengo 1.27 che va moltiplicato per pi greco per avere l'incertezza sull'area. Se moltiplico questo per pi greco ottengo 3.989 centimetri quadri, cioè 4 centimetri quadri. L'incertezza relativa, l'incertezza assoluta sull'area è 4 centimetri quadrati. Quindi quando calcolo l'area, il risultato lo scrivo approssimando all'intero, all'unità. Ok? Posso cambiare pagina? Prego? Ripeto, il raggio era 12,7 centimetri. L'area vale pi greco per 12,7 alla seconda. L'incertezza relativa della potenza è l'esponente per l'incertezza relativa della base.
Di conseguenza delta R quadro su R quadro, cioè delta B su B, vale 2, perché l'esponente è 2, per delta R su R. Quindi prima calcolo l'incertezza relativa del raggio, la raddoppio e ho l'incertezza relativa di R quadro. Eccola qua. Non faccio altro che copiare questa qua sotto. 2 delta R che è 0,05 per R fratto R che è 12,7. Totale 0,007,8 eccetera eccetera. Se prendo questo numero e lo moltiplico per R quadro, ottengo un'incertezza assoluta sul raggio al quadrato, che è quello che mi serve. Dopodiché lo moltiplico per pi greco e ho un'incertezza sull'area. Utilizzo due regole in successione, la regola della potenza e la regola del multiplo. Ok? Quando ho delta A so come scrivere l'area, perché delta A, l'incertezza sull'area, è 4 cm quadri, quindi la scrittura del valore dell'area non potrà avere più cifre oltre l'unità, cioè dei decimali non ci sarà neanche uno, perché la cifra incerta è l'unità. Quindi calcolo l'area come pi greco per R quadro e trovo 506,707 eccetera eccetera eccetera. Questo 7 devo buttarlo via, perché l'incertezza cade sull'unità. Il delta A è 4 cm quadro. Se fosse stato 0,4 avrei buttato via questo 0, mi tenevo il 7. Poiché devo buttare via il decimale, questo 6 diventa 7 perché butto via un numero più grande di 5. Quindi sarà 507 più o meno l'incertezza che è 4 cm quadro. Ok? Altro esercizio. Dimmi. Ok. Supponete di aver fatto diverse misure di una grandezza, chiamiamola A, e di aver trovato questo insieme 7, anzi facciamo così, supponiamo di aver trovato questi quattro valori. Non riporto metri ogni volta perché so che sono tutti in metri. D'accordo? Qual è il valore che prendo per più affidabile di questa serie di misure? Quando misuro più volte, come la volta scorsa che avete misurato 6 volte col cronometro allo stesso tempo, quindi supponiamo di aver misurato 4 volte una stessa lunghezza. Allora il valore più affidabile è la media, cioè la somma di tutte le mie A diviso 4. Quindi 7.13 più 7,22 più 7,15 più 7,34 diviso 4 metri. L'unità di misura, attenzione, va messa. E l'incertezza di A, in questo caso ho un delta grande perché l'ho calcolato, è la più grande di A meno la più piccola diviso 2, cioè la semidispersione o errore massimo. Questa è l'incertezza sul valore medio. Nel nostro caso vale 7,34 meno il più piccolo è 7,13
diviso 2 sempre metri. E quindi otteniamo allora 7,13 più 7,22 più 7,15 più 7,34 diviso 4 vale 7,21 più o meno l'incertezza è 7,34 meno 7,13 diviso 2 0,105 metri, questo si approssima a 0,1, quindi a 7,2 più o meno 0,1 metri. Ok, vediamo i dati.